Benvenuti per questa nuova e seconda stagione di live Twitch di Cannabis for Future, sull'unico canale di Twitch Italia che parla di cannabis. Almeno qua speriamo di poterne parlare liberamente, visto che ormai Instagram è diventato un posto dove per tutelare la community, non si parla di censura su Instagram, si parla di tutela della community, è impossibile praticamente utilizzare tre quarti dei vocaboli che compongono la lingua italiana. Però anche quest'anno, anche per questa seconda stagione, ad accompagnarci, senza di lei non si fa nulla, Nadia! Ciao Nadia! Anche te però devi sbloccare il volume, l'audio, Sbloccata io. No, ma dobbiamo un attimo riequilibrarci, Andre, perché stiamo partendo veramente con mille... Ma ci siamo prontissimi come l'anno scorso, no? Ti ricordi quando abbiamo iniziato... che c'erano le icone piccole così. Sì, quando abbiamo iniziato una parte, la tua dall'altra. E adesso poi non è che siamo diventati dei professionisti della tecnologia, Però almeno abbiamo rodato adesso è da un po' di mesi che manchiamo, speriamo che l'algoritmo di Twitch non abbia deciso di punirci troppo, ma adesso ritorniamo in grinta, come al solito giovedì sera, appuntamento 21-23. Questa sera il tema, parliamo del tanto famoso decreto discusso, decreto CBD, con un ospite d'eccezione che ha un nome strafigo. Io ne pronuncerò solo metà perché l'altra metà non sono capace a pronunciarla, però prima di tutto, come sempre, questa sera un ospite speciale, quest'anno la rassegna stampa sarà gestita da Cannabis Queen. Adesso mi inquadro solo io, do tempo a Cannabis Queen di entrare in live. Attenzione, rassegna stampa a cura di Cannabis Queen, tutta tua, vai! Eccoci ragazzi, buonasera dalla vostra Canna Queen. Ah, Canna Queen. Ma intanto mi sa che quest'anno qua è così, andiamo avanti. Allora, non ho avuto tantissimo tempo per cercarvi degli articoli. Ti abbandono un attimo, fai tutto a te. Sì, però appunto vi volevo segnalare due cose. Dunque, innanzitutto la canapa in conceria per eliminare i metalli pesanti. Lavorare la pelle senza utilizzare metalli pesanti, un progetto che una conceria è riuscita a realizzare grazie ai semi di canapa. La storia arriva da Santa Croce sull'Arno, territorio che ospita uno dei più grandi distretti conciari di tutta Europa, dove la canapa, una volta di più, può contribuire a rendere l'industria più sostenibile. Canapol, la canapa per eliminare metalli pesanti, appunto, è il progetto denominato appunto Canapol, è stato portato avanti dall'azienda Workem, che dopo 2 anni di sperimentazioni ha già ottenuto 2 prestigiose certificazioni del settore, il TÜV e ZDHC Level 3. L'idea, racconta il titolare dell'azienda, Giacomo Monteverde, alla testata di settore La Conceria, è nata quasi per scherzo, ma grazie a un'intuizione del padre hanno trovato la formula giusta affinché potessero creare un acconciante naturale ricavato dagli estratti della canapa. Andiamo a impiegare canapa da fitodepurazione che viene piantata nei terreni inquinanti per ripulirli. Quindi molto bene, bravissimi, benissimo il progetto di Canapol, speriamo che altre industrie prendano esempio e convertano in una, insomma, delle industrie più ecosostenibili. Poi andiamo avanti. Tra l'altro l'ho letta su Canapa Industriale, la notizia di quella società neozelandese che ha iniziato a piantare canapa tra i filari di vite, sì. No? E scrivono, grande successo, grande scoperta, perché praticamente pare che le radici della canapa riescano a spaccare la terra che viene compattata dal passaggio dei trattori e diano spaccano la terra, le radici riescono ad espandersi maggiormente e in più pare che aumenti la produttività del vino. Ecco, volevo dire che non c'era bisogno di arrivare fino in Nuova Zelanda, perché l'anno scorso noi, una delle prime puntate, abbiamo avuto qua i ragazzi di Riqualificanapa insieme alla dottoressa, non mi ricordo adesso il nome, dell'Università di Milano,
che appunto portavano avanti questo progetto e avevano già fatto questo progetto e ci avevano presentato i loro risultati. Quest'anno ovviamente saranno ancora tra noi. Benissimo, vado avanti con la seconda notizia, cannabis per il cancro, nuovo studio, migliora la funzione cognitiva. Impiegata per lenire i sintomi del cancro, una ricerca ha evidenziato che la cannabis porta miglioramenti cognitivi nei pazienti oncologici. Oltre a un sonno migliore e a una riduzione del dolore, i pazienti oncologici che utilizzano cannabis per trattare i sintomi del cancro godono anche di maggiore chiarezza mentale. È quanto confermato da un nuovo studio scientifico guidato dai ricercatori dell'Università del Colorado Boulder. Ragazzi, con l'inglese mi devo fare un altro corso. Ed essendo la cannabis legale nella maggior parte degli stati americani, lo studio ha preferito valutare come la cannabis acquistata nei dispensari, piuttosto che quella del governo, influisca sui sintomi del cancro o sugli effetti collaterali della chemioterapia. La cannabis appunto riduce il dolore e migliora la funzione cognitiva. Sebbene alcune forme e dosaggi di cannabis impiegata per lenire il dolore possono compromettere il pensiero a breve termine, ce ne sono altri che potrebbero invece ridurre il dolore e al contempo migliorare la cognizione a lungo termine. Questa è la possibilità a cui i ricercatori sono arrivati dopo aver confrontato i livelli di dolore, i modelli di sonno e la cognizione presi all'inizio della sperimentazione a 2 settimane dall'uso costante di cannabis sotto forma di edibili. Buoni gli edibili! Le persone che invece hanno ingerito più CBD, anch'esso studiato come potenziale coadiuvante per il cancro, hanno notato maggiori miglioramenti nella qualità del sonno e nell'intensità del dolore. Benissimo, per questa settimana la rubrica, la rassegna stampa del Canna Queen è finita. Oh, ok, quindi adesso ci puoi ridare Nadia per piacere? Nadia, ci sei? Ci sono! Eccola! Quindi io direi, introduciamo il nostro ospite allora. Assolutamente, siamo prontissimi. Rappresentante di ICI, Imprenditori Cannabis Italia, abbiamo con noi questa sera Lorenz. Ciao Lorenz, grazie di essere qui con noi. Ciao! Ciao a tutti. Ciao. Sono arrivato da lontano, eccomi. Eccoci qua, come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene, dai, per giornate intense, periodo di raccolta e quindi per noi è il periodo più vivo dell'anno, diciamo. Bene, tu, il tuo nome però è quanto particolare, sei da dove arriva l'origine del tuo nome? Allora, babbo inglese, però cresciuto, addestrato e formato qui in Italia. Uh-huh. Vabbè, comunque vi ringrazio dell'opportunità e della partecipazione e ci auguriamo e mi auguro personalmente che si possano creare appunto sempre più realtà e relazioni per poter appunto anche affrontare questo argomento che sembra essere molto pericoloso da un lato, quindi la canapa o cannabis, oggi penso che sia uno degli argomenti forse più trattati. Sono uno dei titolari di un'azienda in provincia di Venezia. Che si chiama? Può fare pubblicità a tutto, non preoccuparti. Ah sì, ma anche va bene. Comunque l'azienda è Agroselectiva, è un'azienda che nasce all'inizio del 2018 e sono uno dei 3 soci fondatori. Nasciamo dalla produzione appunto della pianta di canapa sativa, comunque quindi lavoriamo la canapa industriale, ma ci siamo concentrati nella produzione di fiori, piantine, di trasformazione e poi vendita dei nostri prodotti. Quindi nell'arco degli ultimi 5 anni, come penso molti abbiano anche osservato, c'è stata una repentina trasformazione anche a livello sociale. Cioè è un argomento che oggi si può comunque, di cui si può parlare, e quindi penso che rispetto a qualche anno fa sia già un passo avanti ed è avvenuto in maniera molto veloce. Però ovviamente ci ritroviamo a dover scontrarci con realtà politiche, economiche, che ovviamente portano avanti i propri interessi.
come noi cerchiamo e ci impegniamo per diciamo poter vivere in questo mercato grazie anche a questa meravigliosa pianta, ovviamente ci sono altre realtà che provano a, sì, probabilmente a bloccarla o comunque a farne un interesse proprio. E, come realtà aziendale, a parte la parte imprenditoriale che ovviamente ci permette poi di vivere, abbiamo cercato di creare uno spazio dove si possano incontrare tutti i prodotti o gran parte dei prodotti derivati dalla canapa. Come ben sappiamo, avrete già anche discusso, i prodotti derivati sono infiniti e siamo qui anche appunto per lottare anche per questa causa, ecco. E, a livello aziendale ovviamente non mi sento di dire altro, ad ogni modo è stata un'avventura molto intensa e ci tengo a promuovere che le difficoltà e gli errori possono essere spunti di crescita fondamentali in tutti i sensi, e grazie a questa avventura comunque abbiamo vissuto ad oggi un percorso molto vivo che comunque ricorderemo ad ogni modo, quindi non sappiamo bene cosa ci risulta, no? Sta andando avanti. Andiamo avanti, siamo carichissimi e riteniamo che ci sono ottime possibilità per il futuro. Allo stesso tempo, questi 5 anni sono stati molto tosti, ci sono state delle turbolenze importanti e tanti colleghi non hanno proseguito nel progetto, tanti stiamo combattendo giorno dopo giorno. Ad ogni modo, i riscontri che abbiamo dalle persone che approcciano questo mondo sono molto concreti e siamo certi che la direzione sia quella giusta. Ad ogni modo, è fondamentale riuscire a trovare la giusta maniera, osservare come un po' sta andando anche il mondo. Per quanto siamo tutti nutriamo una grande passione e una forte convinzione, anche non è ideologica, è molto reale, però stiamo anche comprendendo che ci sono delle dinamiche che vanno in qualche maniera osservate e bisogna lavorare anche in maniera strategica per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo. Come ben sapete, il mercato della canapa ad oggi, a parte gli utilizzi in questo caso più industriali, quali la bioedilizia, l'industria tessile, ce ne sono la bioplastica, i carburanti, quindi ce ne sono tutto un mondo legato al mondo industriale. Il mondo legato al fiore ad oggi è quello un po' più combattuto. Siamo qui a portare avanti comunque i nostri ideali. Questo, sì, l'energia non ci manca, ecco. Bene, dai, comunque ci hai descritto un ambiente lavorativo non proprio tranquillo, diciamo che per fare imprenditoria in questo settore c'è bisogno di tanta volontà, determinazione e anche coraggio, perché comunque gli attacchi, come hai detto te, sono giornalieri. Se hanno anche 2 avvocati buoni, non è male. Perché... e qualche soldo da investire, anche quello, giustamente, è una buona osservazione. Ma volevo farti una domanda, visto che sei in inglese per metà, hai modo di interfacciarti anche con il mercato inglese? Riesci a riferirci qualcosa oppure lavori solo sul mercato italiano? Sì. Posso dare rispetto a quelli che sono stati i miei approfondimenti anche abbastanza superficiali. Al momento l'Inghilterra, a seguito anche della Brexit, comunque è uscito dal filone normativo europeo. Quindi da un certo punto di vista ha fatto un passo indietro. Detto ciò, però, l'Inghilterra già da diversi anni ha appoggiato, diciamo, gli studi portati avanti in particolar modo da EIA, che è un ente internazionale che appunto sta lottando con le istituzioni per definire delle normative che possono regolare l'assunzione del CBD, che poi sarà un argomento che andremo a approfondire anche durante questo incontro. Ad ogni modo, in Inghilterra hanno appoggiato queste ricerche e quindi lì in realtà è possibile vendere estratti di CBD ad uso orale come integratori alimentari.
C'è ancora una forte rigidità per quanto riguarda la materia grezza, il fiore in questo caso, quindi sembra che siano due mondi molto distaccati. Ad ogni modo è un dato di fatto che loro comunque seguono o comunque approfondiscono quelle che sono le ricerche scientifiche ad oggi esistenti, e quindi si vedrà. Ad ogni modo c'è un mercato anche lì che sta crescendo e bisogna adesso vedere prossimamente cosa avverrà. Ad ogni modo anche lì al momento non c'è una totale apertura e diciamo che lo stereotipo della pianta in sé è ancora qualcosa che non ha trovato pace, ecco. Però gli estratti. Vediamo adesso alla fine dell'anno, quando poi nel 2024 la Germania farà questo super passo, come poi si comporteranno gli altri paesi, insomma, intorno. Vediamo un po' cosa succede. Magari sarà un po' una scossa. Beh, sì, sicuramente sì. Cioè, è da dire che comunque poi ognuno avrà una sua idea, però penso che da un certo punto di vista l'Italia, ancora dal 2016, proprio attivamente dal 2017, ha mosso il mondo di questo mercato. Cioè, è interessante come l'Italia, nella sua diversità, stranezza, imprecisione e tante altre cose che poi, vabbè, ognuno si fa una sua idea. Ad ogni modo, questo tipo di politica ha permesso la nascita di un mercato che, vabbè, probabilmente ne gioveranno di più la Germania o altri stati prima di noi, però ad ogni modo è un dato di fatto, quindi ci auguriamo che questa energia in realtà possa rimanere viva e che non ci faccia tornare indietro per poi magari un giorno poter ritornare avanti seguendo... Ciao, Mr. Furia. Sì, sai che l'avevo già raccontato io in una live, sai che appena era passata la legge nel giro di qualche mese... Alcuni ragazzi olandesi avevano contattato lo studio in cui lavoravo per aprire delle, e poi le avevano anche aperte, per aprire delle società in Italia per lavorare la cannabis. Sì. Degli olandesi. Ma sì, subito le abbiamo aperte le società, cioè volevano avere una consulenza per capire come funziona. Ma sai che sarà stato febbraio, marzo del 2017 o 2017, sì. Subito, tant'è che mi hanno detto: guarda che in Olanda noi non possiamo, non è così, e volevamo aprire la società, e hanno aperto la società, poi dopo vabbè, non so più cosa hanno fatto, secondo me sono scappati, però è vero, cioè l'Europa esatto. E l'Italia era avanti nel 2017, aveva smosso le acque. È sempre così, siamo avanti, poi non si capisce come mai finiamo sempre dietro. Ma perché noi la buttiamo la palla in tribuna, capito? Poi vediamo un po' quello che succede, del tipo, vabbè, allora intanto facciamola, poi vediamo un attimino come si muove e alla fine bisogna trovare una sintesi, solo che la sintesi in Italia ci metti 15 anni per trovarla. Più o meno è così, no? Quindi bene, sì. Per andare avanti, quindi adesso ci eravamo fermati sul discorso dell'Inghilterra. Invece cosa dici, Andre? Parliamo vai, un po'. Vai, tutto libero qua. No, nel senso ti chiederei appunto se ci vuoi raccontare dell'associazione ICI Imprenditori Canapa Italiani, adesso la dicitura precisa, magari ce la dici tu, e che non ce la posso fare, raga, scusate, vabbè, cioè, ho ancora la maglietta sono proprio stasera tutto fatto da mangiare così mentre facevo da mangiare, niente, basta. Sempre peggio. No, e poi tra l'altro ICI ha questa storia per la quale non nasce come ICI ma deriva da un'altra associazione che è la Canapa Ci Unisce, quindi magari se ci vuoi un po' raccontare insomma dell'associazione, come siamo arrivati a questo punto, che dici? Certo, perché qua bene. C'è scritto Lorenz Segr, non si capisce cosa significhi, secondo me sta per segretario. Ah, segreto. Vediamo se lasciamo solo lui. Comunque, allora, oggi rappresento quale membro del direttivo di ICI, che è Imprenditori Canapa Italia, che è un'associazione che si è trasformata nel tempo
con questo nome, Dalla Canapa ci unisce, poiché allora io poi mi sono unito, diciamo, a questo movimento, comunque a questa organizzazione di imprenditori in un secondo momento, quindi posso probabilmente in maniera più chiara esprimere quali sono state le mie percezioni entrando in contatto di questa realtà. Noi siamo stati molto impegnati ovviamente nella corsa e nell'affrontare questa attività imprenditoriale, e quando abbiamo conosciuto comunque Raffaele, il presidente di questa associazione Imprenditori Canapa Italia, ho trovato una persona e poi tutti anche i membri del direttivo e associati che grazie anche all'esperienza, diciamo, sul campo reale, concreta, della fatica o comunque anche di adattamento a dei contesti lavorativi, sociali, burocratici, amministrativi, ordinari, è nata l'esigenza di creare una realtà che creasse un ponte di comunicazione e di relazioni verso le istituzioni. Siamo convinti che per offrire una tutela, partendo dal cliente finale, perché comunque è stato un mercato non normato, con piena libertà, quindi, cioè nel senso, uno dice io lo faccio per il bene, tanti altri lo fanno per altri motivi, quindi un mercato non normato, senza un controllo, diciamo, un monitoraggio del prodotto finito, una destinazione del prodotto. Quindi riteniamo da un lato che sia fondamentale garantire la tutela del cliente finale. Inoltre, questo ponte serve a creare un'organizzazione e poter dare speranza a tutte le aziende del settore, dalla produzione al commercio, all'ingrosso e anche ai piccoli commercianti, di poter lavorare ovviamente con delle linee guida in una maniera però sicura. E per ottenere ciò, l'unica maniera è creare appunto dei dialoghi con le istituzioni per riuscire a integrare con delle normative chiare questo settore, che al momento è un settore ancora molto ambiguo, che lascia tante libertà, vantaggiose per certi aspetti, però che in realtà non permettono di creare una filiera reale. E noi conserviamo e siamo convinti che comunque la canapa in sé come pianta, sia la canapa industriale che l'altra, cioè siamo a conoscenza di tutti i benefici che potrebbe portare oggi la società. Allo stesso tempo siamo convinti che per poter realmente creare un qualcosa di concreto bisogna instaurare dei rapporti di interazione, comunque bisogna spingere per regolamentare questo mercato, per far sì che però questi regolamenti permettano comunque anche ai piccoli di poter lavorare tutelando il cliente finale, ma all'interno di un contesto che dia sicurezza e che poi purtroppo oggettivamente possa dare anche un introito allo Stato. Quindi ci troviamo in una situazione in cui stiamo spingendo, investendo tempo e denaro per creare un settore che possa rimanere solido anche nel tempo. E quindi come lo fate questo? Quali sono le metodologie? Cioè, diciamo che ci sono varie direzioni, e poi andremo a approfondire il discorso del decreto sugli estratti appunto contenenti cannabidiolo. Ad ogni modo, noi personalmente, anche come azienda, abbiamo creato da subito interazioni con le istituzioni, l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine. Abbiamo inaugurato il nostro spazio col taglio del nastro del sindaco, abbiamo coinvolto le forze dell'ordine, ci siamo presentati, abbiamo raccontato la nostra attività, abbiamo implementato in maniera volontaria la nostra organizzazione aziendale con tracciabilità dei prodotti, analisi tossicologiche, di salubrità. Quindi in realtà ci siamo dimostrati da subito molto disponibili, perché nel tempo inizialmente abbiamo approcciato il progetto con Idea Canapa come un qualcosa di nascosto e pericoloso, ma noi stessi, perché appunto ci siamo lanciati in questa idea, abbiamo poi compreso nel tempo che è molto naturale poter parlare di questo mondo,
nel momento in cui ci sono anche, aumenta la consapevolezza verso le possibilità e anche la struttura normativa. Quindi da subito abbiamo creato interazioni con le forze dell'ordine che si sono dimostrate, poi a me purtroppo un dato di fatto è che dipende sempre chi incontri, cioè la legge comunque da un lato è interpretabile, però per nostra fortuna, poi dipende anche dall'atteggiamento che uno ha verso questi esseri umani che ricoprono comunque delle cariche appunto di monitoraggio e controllo, però si sono stati instaurati dei rapporti comunque di rispetto. E quindi noi nel nostro piccolo così ci siamo mossi, abbiamo provato a spiegare, a descrivere in maniera più dettagliata e precisa possibile ciò che stavamo facendo, e il riscontro anche a seguito di tutte le fiere a cui abbiamo partecipato, quindi anche proprio nel paese, nella cittadina o nella città, è stato molto forte l'impressione e il riscontro ricevuto, in maniera positiva poi. Quindi tutte le idee, claro, ideologie che uno può portare avanti, in realtà rimangono solo ideologie, cioè ci vuole un lavoro molto concreto di informazione, di organizzazione, e di mediazione, di relazione. Ah, quindi una domanda, quindi voi praticamente la vostra associazione poi in una visione futurista come la vede l'erba? Cioè, allora, noi pensiamo che, allora, a prescindere di quello che possono essere obiettivi sempre anche più grandi, il nostro obiettivo oggi è normare il mercato del CBD in una maniera accessibile anche alle aziende che ovviamente sono disposte ad adeguarsi a degli standard che permettono la garanzia del cliente finale. Siamo convinti che se tutti collaborassimo in questo step e potessimo portare a casa o comunque riuscire a trovare una normativa concreta e solida, da lì è tutto a crescere. Cioè nel momento in cui si potrà parlare di canapa in maniera più consapevole e libera, a quel punto le porte per tutto il resto si apriranno. Però bisogna partire anche da step, cioè nel senso, se cioè io percepisco che c'è grande cuore nel promuovere cioè la libertà anche ovviamente di questa pianta che è stata per motivi che tutti sappiamo bene o male economici demonizzata, allo stesso tempo oggi con la società che si presenta oggi è necessario un punto di partenza, e intanto è necessario poter parlare di canapa o di cannabis sativa o cannabis in generale in maniera libera e sicura. E secondo me, potendone parlare, partendo dal CBD, apre le porte per tutto il resto. Quindi riteniamo che bisogna veramente concentrarsi a non... cioè, nel senso, bisogna aspirare a avere un obiettivo distante, cioè distante, poi è una percezione fisica, però un obiettivo più grande, però allo stesso tempo bisogna anche lavorare per creare un piano. Cioè, bisogna organizzarsi. Quindi... questo è il lavoro della nostra associazione, cioè noi puntiamo ad oggi di poter normare il mercato dei fiori di canapa, degli estratti e dei derivati della canapa in tutte le sue forme, ognuna normata a seconda della destinazione d'uso. Questo è l'obiettivo. Però uno ti potrebbe fare la classica eccezione, che l'abbiamo sentita mille volte, e ho capito, ma perché noi dobbiamo sempre aspettare e fare sempre i soliti passettini quando il resto del mondo... o comunque le evidenze già ci sono e fanno, cioè arrivano già all'obiettivo finale, che alla fine, parliamoci chiaro, sono per l'appunto questi famosissimi coffee shop o cannabis social o chiamateli come volete, oltre all'autoproduzione. Certo. Perché dovremmo allora... accontentarci? E perché dovremmo... Diciamo... questo sì, atteggiamento remissivo? Scusami, perché tu prima hai detto una cosa, a mio avviso, importante, che alla fine è quello per cui è nato Cannabis for Future. Cioè, se parli con la gente, si rende conto che non stiamo parlando di chissà che cosa, e anzi, si interessa alla materia e ha un riscontro positivo. Cioè, cambia... Io, il 99% delle persone con cui abbiamo parlato da quando è nato Cannabis for Future ha cambiato idea, o quantomeno la percezione di questa pianta, di questo argomento. E tu hai detto bene, è importante formare... Cioè, sono... quello che dico io, sono importanti le live come facciamo noi,
che servono per, appunto, più la gente ne parla, più diventa normale, non è più un tabù. Però dall'altro lato non sono d'accordo e mi ricollego a quello che ti ho detto di avere sempre questo atteggiamento remissivo del apro l'azienda, mi devo presentare alle forze dell'ordine. Cioè io non ho mai visto uno che apre una stireria, una maglieria, chiamare il maresciallo e dirgli oh ciao guarda che ho aperto la maglieria, vuoi venire che ci facciamo due parole, ti faccio vedere che perché dobbiamo, il settore deve sempre avere questo atteggiamento prudenziale quando in realtà tu non stai facendo nulla di illegale? Cioè, io... Allora, partiamo da questo primo punto. Non è che mi sono sentito in obbligo di fare ciò. Se vogliamo parlare... Ma no, ma perché non sei il primo, Scusami, non sei il primo, Cioè, non è che lo sto dicendo a te. Magari per parlare, ce lo spiega! No, ma era per dire che non lo sto dicendo a lui in quanto Loren, sto dicendo che già tanta gente ci ha detto, ah, noi abbiamo aperto cazzo si chiamano quelli che vendono i grow shop e abbiamo invitato i carabinieri, abbiamo segnalato, abbiamo aperto il campo, abbiamo segnalato, abbiamo fatto questo, abbiamo segnalato. Ma perché bisogna segnalarlo? È l'eccezione che si fanno in tanti, io lo ripropongo a lui. Sto cercando di fare, cazzo ne so, l'intervistatore, Nadia, dammi seguito! Io faccio quella che dice le minchiate, non va bene? Scusa Lorenz, vai. Niente, niente. Ad ogni modo, quello che abbiamo scoperto è che noi consideriamo l'istituzione o le forze dell'ordine come una persona, quindi c'è un atteggiamento, un punto un po' repulsivo verso... un ente, in questo caso, che quasi lo identifichiamo come una persona, quindi ci sta sulle balle. In realtà quello che abbiamo scoperto poi sul campo è che è composto da individui, ed è composto non solo da individui, cioè comunque da persone che hanno fatto delle scelte a livello appunto da giovani, cazzo ne so, che hanno scelto una strada che in questo caso li mette in una posizione di monitoraggio, controllo e barra sicurezza. Poi ci possono aprire mille discorsi su i giochi di potere, cioè nel senso ci sono tantissimi scandali a riguardo, però quello che noi abbiamo vissuto, cioè, sulla nostra pelle, che in realtà abbiamo trovato delle persone come noi e con cui si può avere una conversazione, un confronto, cioè per noi è stata la salvezza da un certo punto di vista, ma per vari motivi, a prescindere che come in altre zone, perché poi, cioè, io mi pongo la domanda, cosa vive uno che è lì? La mia mente, rispetto alla canapa, ha avuto un'apertura, a prescindere che poi l'avessi approcciata nella mia età adolescenziale, però il mondo canapa si è aperto quando ho cominciato l'attività, ma perché mi sono impegnato, ho investito la mia vita su questo, quindi immagino una persona che è cresciuta in un ambiente formatorio di un certo tipo, con informazioni date, controllate, poi in una sezione, poi magari anche delle forze dell'ordine, quindi hanno un'ulteriore formazione di molti anni che porta le persone ad avere un'impostazione. Cioè, da un certo punto di vista non ha neanche le possibilità di poter comprendere cosa accade. Quindi immagino l'emozione all'interno di una caserma in cui uno deve essere promosso. Cioè, ci sono tantissime dinamiche che poi sono umane, che si possono osservare ovunque, no? Quindi la mia domanda è stata: ma chi sono queste istituzioni che io da giovane ho sempre odiato? Allora, mi sono fatto coraggio e quando ho aperto la porta, in realtà, ho trovato individui pensanti. Non tutti, perché comunque basta guardarsi attorno, cioè non è... Cioè, dico, però ci sono anche queste persone qui. Comunicando con loro, in realtà, per noi, ribadisco, è stata la salvezza, perché anche nel periodo in cui Salvini aveva fatto la campagna mediatica di chiudere da un giorno all'altro tutti gli shop, io in quel periodo là ho chiamato i carabinieri del mio paese, della cittadina, della provincia, ho chiamato presentandomi come titolare di un'azienda che ero profondamente preoccupato della situazione. Loro in quel momento hanno approfondito e hanno detto: non sussiste quello che sta dicendo l'attuale ministro Salvini, non sussiste, la normativa è chiara, non preoccupatevi, andate avanti così. Cioè, in realtà per noi questa relazione che si è creata, oltre a distinguere il fattore individuo da istituzione,
ci ha anche permesso di creare una relazione che, in cui sento che stiamo crescendo assieme, perché anche loro non lo sanno. Cioè, abbiamo ricevuto comunque controlli in azienda e fortunatamente le persone che sono venute, quando uno dimostra un certo tipo di attenzione a quello che fa, si è instaurato sempre un rapporto, un confronto, domande reciproche. Quindi questo dico che in realtà quando c'è una battaglia, le battaglie creano sempre uno scontro, cioè due cose che si cozzano, no? Cioè, io sono veramente convinto che nella battaglia si creano le fazioni anche politiche. E in realtà, secondo me, la maniera per raggiungere un obiettivo è la relazione, è domandare quali sono gli interessi della persona che si ha di fronte, ma anche se fossero puramente di potere, ma allora sono cose che vanno comprese e bisogna fare un lavoro specifico con quell'individuo basato su quelle che sono le sue caratteristiche, con un obiettivo più grande che però è poter un giorno poter parlare di canapa e poter avere aziende. E cioè, quindi da un lato... È chiaro quello che vuoi dire, è chiaro quello che vuoi dire. Cioè, quindi non è un obbligo, perché la normativa è chiara, non è obbligatorio andare a denunciare il proprio campo. Però a noi è successo un episodio, cioè nel senso, noi non avevamo dichiarato un campo, è passato l'elicottero, cioè, sono arrivate in 7 pattuglie. Però, cioè, loro che sono abituati, distinto, a comportarsi in una certa maniera, se io li avessi avvisati, non sarebbe successo. Anzi, quando poi ho denunciato, quando appunto ci sono spostati nel sud delle Serre, abbiamo denunciato, abbiamo comunicato che eravamo lì, hanno detto: ragazzi, incrementiamo le ronde perché sappiamo che è una produzione ad alto valore, con grandi possibilità anche di furti. Quindi per me in realtà la relazione è stata stupenda, quindi dipende come poi uno la vive, giustamente, però punterei a questo, relazione forse è la direzione che sento più forte. Beh, hai dato una bella opinione, secondo me, un bel consiglio, che poi qualcuno può valutare, ognuno valuterà in base alla propria esperienza, però secondo me è interessante quello che hai detto. Cioè, ad ogni modo, però, come capisco anche il tuo punto, cioè nel senso, dal lato poi nasce la domanda, è quando combattere e quando stare zitti? Perché anche qui è la linea, cioè nel senso, ci sono... Non è facile dire è giusto o sbagliato quando fare una cosa e l'altra. Quindi ritengo che comunque l'impegnarsi nella promozione, per quanto poi l'istituzione e la politica tenda a essere opposta, cioè è una battaglia in sé, e la trovo che però è essenziale, come detto, la diffusione dell'informazione è fondamentale, per quanto poi invece stiano cercando di controllare l'informazione. Quindi questo è un dato di fatto, quindi è una battaglia molto viva oggi. Allo stesso tempo... bisogna anche ragionare in una maniera, possiamo definirla strategica, cioè ribadisco, per quello ho evidenziato l'obiettivo di ICI, della nostra associazione, è raggiungere il primo step, è poter parlare di un mercato in maniera legale, che se ne possa parlare anche nelle scuole, dove appunto i bambini vedono che la canapa è in giro. Allora quello potrebbe concretamente un giorno poterci avvicinare a tutto il resto. Poi ovviamente uno dice: cazzo, ma non vedete che in America stanno fatturando miliardi, tutti stanno meglio, non ha fatto male a nessuno. Cioè, quello sono tutti più felici, sicuramente. Più felici, tranquilli, tolgono soldi alle mafie, meno cose. Cioè, nel senso, in realtà è il futuro, cioè deve andare lì. Però allo stesso tempo bisogna anche prendere atto di quella che è la situazione attuale e i giochi magari anche di potere e gli interessi economici, cioè ci sono tantissime cose con cui si va a giocare. Allora, come possiamo, quella è la domanda, come possiamo noi raggiungere questo obiettivo più grande oggi? Qual è la maniera più efficace oggi per raggiungerlo nel più breve tempo possibile? Considerando che anche noi come movimento, voi, cioè nel senso noi come mondo canapa, è un movimento ancora un po' disorganizzato. Non riusciamo a fare un gruppo unico che permetta di essere una forza che cambia la direzione. Guarda, sfondi una porta aperta, ma non è facile fare questa cosa. No, non è facile. Infatti, allora cerchiamo di fare da contenitore, cioè queste live sono importanti, sono improntate anche per quello, perché prima, allora innanzitutto Canapa Ossolana, Lorenz ti dà ragione, dice: ci trovi d'accordo, Lorenz?
dimostrare che non abbiamo nulla da nascondere potrebbe essere la strada giusta per aprire le porte del nostro mondo e farlo comprendere anche chi non ha gli strumenti per farlo. E anche a me mi trovate assolutamente d'accordo. Ovviamente la mia osservazione voleva essere anche provocatoria e riportare un'osservazione che abbiamo sentito più e più volte e dire va bene la collaborazione, ma il fatto di non aver nulla da nascondere non deve diventare un servilismo, una prostrazione o un far di più perché io non ho nulla da nascondere. Cioè io non devo niente a nessuno, ok? Sì, quello condivido e quello dovrebbe essere la libertà individuale a cui personalmente... Io come imprenditore dico non devo niente a nessuno. Cioè non è che devo spiegazioni se mi è concesso di fare un determinato business, io non devo spiegazioni di niente a nessuno. Se poi tu mi parli di fare o di creare una relazione con gli organi di polizia, col sindaco, con chi voglia te, per un fine informativo, sono ultra d'accordo, ma volevo dire che, cioè, ti ripeto, è anche provocatorio. Il settore non deve nulla a nessuno, l'imprenditore non deve nulla a nessuno, cioè di non passare il messaggio del fallo in questo modo perché così è meglio farlo, potrà essere meglio farlo, ma non è dovuto. No, la metto veramente d'accordo e diciamo che poi la direzione anche della libertà individuale è un argomento molto ampio, penso... che tocca vari punti della società odierna, vabbè, non andiamo in dettaglio e non usciamo dal tracciato. Ad ogni modo, oltre a questo, c'è anche un fattore abbastanza, per me, cioè vissuto, è che se oggi il mondo è così, a livello mediatico, di manipolazione, di controlli, stanno partendo... cioè conviene farlo, cioè io ho investito la mia vita qua, tutti i miei risparmi e sono disposto a, cioè nel senso, se la ricerca della mia individualità personale mette a rischio la mia stessa individualità, perché appunto mi potrebbero arrestare da un giorno all'altro, ritengo che sia conveniente se si osserva quali possono essere tra virgolette strumenti, in realtà non sono sono persone, però nel senso queste relazioni permettono anche di comprendere se c'è un concreto pericolo e purtroppo, cioè nel senso, per quanto io sia veramente a favore dell'individualità personale nei canoni appunto del rispetto appunto sociale, ad ogni modo è un dato di fatto che hanno fatto centinaia di sequestri ed è un dato di fatto che se tu instauri una relazione ti permette di essere al corrente di ciò che accade e magari informare una persona di un qualcosa che non era a conoscenza e che il giorno dopo sarebbe venuto a sequestrarti. Cioè il problema del nostro mercato, principalmente, per quanti poi sono andati in causa e poi sono stati prosciolti, è che una persona che non conosce il mercato e ha paura e ricopre una carica di controllo, quale le forze dell'ordine, e per questa paura, perché se dopo lui non si muove, che cazzo ne so io quali sono i suoi problemi, ti fa un sequestro... precauzionale, lui ti sequestra il tuo anno di lavoro, ti porta via tutto. Cioè, tu dopo non hai più, cioè, se fosse accaduto a noi, non saremmo qui oggi a poter parlare con voi. E quindi è anche un fattore forse di convenienza, ma è solo dato da un sistema sociale che però è un dato di fatto che sia così oggi, no? Quindi mi risulta condivido. Cioè, quindi è nato, cioè, purtroppo è un qualcosa che sì, è un, non dico è sottomesso, però sottostà a delle dinamiche sociali che però sono concretamente così oggi. E quindi sono esistenti, certo. Cioè, sono esistenti, quindi per quanto ci possa essere consapevolezza di individualità personale, allo stesso tempo bisogna tenere da conto anche questo, quindi... sì, non c'è l'uno o l'altro, insomma tutto coesiste e poi uno deve capire in che direzione vuole andare. Quindi cioè, penso che tutte le osservazioni, poi tra persone anche qui, in questo luogo di scambio, in questa live, penso che ci sia già una predisposizione al ragionamento e una mentalità molto aperta. E quindi penso che tutti i punti di vista siano reali.
bisogna metterle insieme, ecco. Assolutamente. Allora, per ricollegare cioè, a questa cosa che hai detto tu e che prima stava dicendo Andrea, ma poi non ha finito, che queste live, ecco, ciao amici, queste live che facciamo di giovedì sera sono un contenitore per tutto quello che succede nel mondo della canapa, della cannabis e di chi più ne ha più ne metta, qualsiasi cosa vi venga in mente, progetti, aggiornamenti. Chiamateci, diteci, guardate ragazzi che abbiamo quest'anno, anche Lorenz, quando più avanti magari ci saranno degli aggiornamenti sul decreto, magari come ci siamo già detti anche quando ci siamo sentiti, ci piacerebbe essere un punto dove, un po' lo spazio di questo inizio, di questa rete che si deve fare tra tutte le realtà esistenti che ci sono sul territorio. Anche perché, così rispondo a Mr. Furia che ha scritto 200.000 messaggi, sempre presente, grande Mr. Furia, e quando Lorenz parlava appunto di fare step by step, Mr. Furia ha scritto fa, tra dieci anni se non ne parliamo, cioè secondo noi, ed è come è nata Cannabis for Future, ma è quello che mi sembra di aver capito anche che dice Lorenz, è che più se ne parla, più si normalizza, più la si vede, più il percorso sarà facile, cioè diventerà esponenziale il raggiungimento degli obiettivi successivi. Quindi se questo contenitore di cui parla Nadia, le nostre live, diventassero veramente un momento in cui i giovani dicono guarda, guardiamoci questa live piuttosto che guardare, cazzo ne so, Carta Bianca o qualsiasi altra cosa che c'è sulla televisione che annoia, la gente si inizierebbe a parlare, qualcuno si interesserebbe, già abbiamo qualcuno che ci scrive che è interessato e non facciamo numeri da Twitcher ultra famosi, però ecco, se riuscissimo ad incrementare, secondo me quei 10 anni potrebbero diventare benissimo 4 o 5, secondo me. Non dico un anno perché sono realista, secondo me è impossibile, però quantomeno dimezzarli, no? Cosa pensi, Lorenz? Condivido pienamente. E è una cosa difficile che abbiamo affrontato. Non quando legalizzerà la Corea. No, scusa, io intanto ogni tanto leggo i commenti e ci commento sopra, voi parlate. Allora, diciamo che una cosa che abbiamo incontrato a livello anche dell'attività, cioè quello che è fondamentale, dato l'obiettivo, è la costanza e la perseveranza. Quindi il non arrendersi, il continuare per una giusta causa di base comunque porta dei risultati. E appunto, sì, magari 10 anni, non credo, però da 4 anni a questa parte, cioè, si vedono fiori ovunque. Cioè, nel senso, comunque c'è stata una trasformazione abbastanza veloce rispetto a 5 anni fa. Poi io l'ho vissuta in maniera viva. Cavolo. Penso anche voi, cioè io racconto la mia esperienza soggettiva ovviamente, quindi ricordo anche questo, cioè questo è il mio punto di vista basato sulle mie esperienze, poi quindi capisco che ci sono anche persone che hanno portato battaglie, cioè avanti battaglie da molto più tempo di me, ecco. Quindi sì, mi trovi d'accordo comunque su questa cosa qui. Quindi tu hai detto, adesso arriviamo un attimino al punto della serata, tu hai detto che voi volete fare come ICI step by step, e il primo step è quello del CBD. Noi questa sera siamo qui appunto per parlare del famosissimo decreto CBD, okay? Sì. Quello che ha messo in crisi tutto il settore e sì. È stato impugnato per l'appunto da ICI, Imprenditori Cannabis Italia. Ci vuoi raccontare un attimino com'è andata? E poi so che c'è un aggiornamento fresco di oggi. Cioè io ho cercato di tenerlo nascosto fino a questa sera, ma in realtà abbiamo la spoileratrice più grande del mondo, che è Nadia. Figa, non ho fatto tempo a scriverle. Oh, guarda che è uscito. Ah, oh, sì, guarda, ma è pubblicato ovunque. Vabbè, quindi niente, ci hai rovinato la sorpresa. Ad ogni modo, no, credo che lo sappiano tutti. Sembra che arrivo sempre troppo tardi, che l'ha già pubblicato qualcun altro da qualche altra parte, sennò io come avrei fatto a leggerlo? Quello è vero. E per questo ringraziamo Canapa Sativa Italia, dal quale ho trovato, arrivato subito, che sono sempre sul pezzo. Ciao a tutti, bravissimi, e così salutiamo anche tutti i nostri amici. Che noi avevamo fatto appunto una live per parlare del decreto CBD la sera
in cui è entrato in vigore, cos'era il 2022, adesso non mi ricordo, settembre, giusto? Ok, sì. Vuoi fare te un attimino, Lorenz, come si dice, l'excursus storico di questo decreto o vuoi che lo faccia io? Vai, fallo te. Partiamo dal presupposto che non sono un avvocato, quindi non so, probabilmente sarete anche più dettagliati. Allora, Andrea, fallo a te che sei un avvocato, che c'hai almeno che questa... Vai, Andrea! No, parliamo... Qui noi dobbiamo parlare semplice, non dobbiamo parlare né in legalese, né in businessese, niente. Dobbiamo parlare semplice, come popolare. Come prende l'olio il CBD? Ma tu, Lorenz, lo sai come si dà l'olio di CBD al leone? Non lo sa, lo diremo. Comunque, no, torniamo seri. Allora, decreto CBD, un aspetto su cui io ci tengo tanto, tanto. Il decreto CBD è del 2020, giusto? Sì. A firma? Allora, sì. Di Roberto Speranza. Sì. Non siamo dei fascisti, non siamo dei leghisti, non siamo di destra. Cannabis for Future è un movimento apartitico, non apolitico, apartitico, perché politica la si fa chiunque dalla mattina quando si sveglia alla sera quando va a dormire. Tutti noi facciamo politica, noi siamo apartitici e raccontiamo l'oggettività delle cose. Perché, e qua lo ripeto, scusami Lorenz se mi prendo un attimino questi due minuti, perché ripeto che è importante capire e mettersi in testa che il decreto CBD è a firma Speranza? Perché Speranza è un esponente della, come cazzo si chiama il suo partito, Sinistra Italiana, com'è che si chiama? Verdi di Sinistra. Cos'è che è? Vabbè, comunque è un esponente di sinistra del governo giallo-rosso, giallo-rosa, come si chiamava, quello con i 5 Stelle, quello che tutti dicevano, se non si legalizza adesso, non si legalizzerà mai più. Ecco, Roberto Speranza è riuscito a fare una cosa, che se fosse entrata in vigore nel 2020 avrebbe messo in crisi tutto il settore nel 2020 con il Covid, quindi mi immagino che bagno di sangue sarebbe stato. È stato sospeso questo decreto grazie all'insurrezione popolare del settore della cannabis ad agosto 2023, correggimi Lorenz se sbaglio, ad agosto 2023, mentre eravamo tutti sotto l'ombrellone belli pacifici, il nuovo ministro della salute, di cui adesso non mi ricordo il nome, mi sfugge, molto semplicemente ha tolto la sospensione. Altro non poteva fare perché è una mossa politica, squisitamente politica. Quindi altro non poteva fare. Adesso Schillaci intende. Schillaci, esatto, ha tolto semplicemente la sospensione di un decreto che come decreto è immediatamente attuativo. ICI prontamente ha impugnato questo decreto e ha ottenuto in via cautelare la sospensione dell'efficacia del decreto, giusto? Sì, integrerei che comunque nel lontano 2020 fu sempre Imprenditori Canapa Italia, noi abbiamo deposto un ricorso al tempo. Questo mi è sfuggito. Vai, racconta. Cioè, nel senso, al tempo, dopo che il ministro Speranza aveva emanato questo decreto, ICI, al tempo io non facevo ancora parte, quindi poi i dettagli magari potranno essere anche approfonditi, ad ogni modo fu appunto portato avanti un ricorso. È stato deposto e qualche giorno dopo è stato ritirato il decreto, è stato sospeso. Però, cioè nel senso... Con deposto intendi depositato? Depositato, esatto. È stato depositato il decreto e poco dopo, qualche giorno dopo, è stato sospeso dallo stesso ministro. Scusami, questo dettaglio importante, direi. Perché allora già nel ricorso erano state evidenziate le mancanze a livello di informazioni e ricerche scientifiche per poter anche lontanamente inserire il CBD nella tabella delle sostanze farmacologicamente attive ma psicotrope. E questo appunto, questo ricorso ha portato poi il ministro Speranza a sospenderlo
con motivando appunto la mancanza di ricerche tecniche scientifiche, la mancanza appunto di un parere dell'Istituto Superiore di Sanità, e quindi rimandava, diciamo, la possibile applicazione di tale decreto solo a seguito di determinate informazioni che sarebbero dovute arrivare in un arco temporale non si sa ben definito, ma che, e quello è stato poi anche il cuore, uno dei cuori, diciamo, dell'attuale ricorso, cioè l'attuale, cioè quel decreto che al tempo era stato sospeso, che poi ad agosto è stato, diciamo, riattivato, è stato riattivato o rireso attivo senza aver ricevuto queste informazioni. Quindi quella è stata una base molto forte del ricorso, perché cioè fosse stato riattivato senza però aver appurato le informazioni per cui era stato precedentemente sospeso. Quindi in più, cioè, poi adesso sto già menzionando, questo è stato il cuore, diciamo, dell'argomentazione. Ovviamente poi sono stati inseriti, cioè nel senso l'attuale normativa europea che non considera il CBD come una sostanza psicotropa, il libero mercato, la libera circolazione del CBD all'interno degli stati europei, e il parere dell'OMS che comunque non definiva, cioè comunque non riteneva il CBD una sostanza a rischio di dipendenza. Quindi in realtà i punti sono stati diversi, però il cuore era stato quello che ho menzionato poco fa. Ok, vai, raccontaci, quindi avete depositato il ricorso? Sì, quindi... A settembre di quest'anno? A settembre di quest'anno, esatto, quindi dopo, ad agosto, è entrato in Gazzetta, dopo 30 giorni entrava e diventava attuativo, sì. Quindi qualche giorno dopo, poco dopo il 20 di settembre, sono iniziati diversi sequestri in varie zone d'Italia, nel Bresciano, Emilia, quindi abbiamo osservato che vi sono state subito delle ripercussioni gravi a livello anche del settore della canapa. E quindi purtroppo per i nostri colleghi che hanno subito questi sequestri sono state anche la base su cui abbiamo strutturato il ricorso, ma non solo ricorso, un discorso accelerato con anche integrata una sospensiva immediata per gravi danni sociali. Ovviamente questo il ministro firmatario non poteva immaginarselo nel momento in cui ha deciso di fare un autografo su un foglio. Vabbè, giustamente no, doveva arrivarci ICI a sollevare questa eccezione. Certo, io pago uno, però non ci arriva. Ok. Prego, vai avanti. Ad ogni modo, dopo 2-3 giorni la sospensione è stata accolta dal TAR e con rimando appunto al successivo incontro a martedì, cioè quindi a 2 giorni fa. E diciamo che è stato un primo successo, poiché martedì mattina tale decreto è stato ulteriormente sospeso fino a gennaio. Questo è l'aggiornamento. Questo è l'aggiornamento, grande news, è stato appunto rimandato a gennaio e apparentemente il TAR, adesso leggerò 2 righe così almeno sono un po' più preciso, quindi mi avvalgo delle note. Vai. In particolare i giudici si sono espressi in merito all'istanza cautelare relativa all'aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, numero 309. Si è discusso l'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo. Il TAR, a cui abbiamo fatto ricorso, del Lazio, ha rilevato che non esistono accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica da cannabidiolo e che non appaiono configurarsi allo stato di fatto imminenti rischi per la tutela della salute pubblica. Inoltre, nell'ordinanza si legge che si prospettano come fondati, sia pure a un sommario esame, i vizi di carenza istruttoria e di vizio di motivazione sollevati nel ricorso. E gli effetti del decreto gravato non appaiono risolversi in un mero pregiudizio economico,
ma sembrano comportare altresì importanti ricadute in termini di riorganizzazione e di riassetto. Onde non incorrere in responsabilità, tra cui in particolare quella penale, degli operatori di un intero settore, nei quali la stessa incertezza delle scelte amministrative ha ingenerato un legittimo affidamento. In poche parole, il TAR ha accolto la sospensiva e ha rimandato appunto la trattazione, cioè la trattazione del ricorso al 16 gennaio 2024. La trattazione nel merito, però quello che scrive per appunto confermare la sospensione e rimandare nel merito, direi che ci sono dei passaggi importanti. Cioè, io mi mettevo le mani nei capelli mentre leggevo, perché uno certifica, com'è che sono le parole che utilizza all'inizio, quello del, come si dice, che non lede la salute pubblica, com'è che dice? Imminenti rischi per la tutela della salute pubblica, quindi non appaiono configurarsi allo stato di fatto imminenti rischi per la tutela della salute pubblica. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto, che è una cosa scandalosa, ma una cosa scandalosa non perché, cioè, perché questo qua è un decreto ministeriale, cioè carenza di istruttoria nel decreto ministeriale, cioè significa che l'hanno fatto a cazzo. Semplicemente il TAR del Lazio, che ha aperto e chiuso la parentesi, è un ente che finchia, ormai tutto fa il TAR del Lazio, sospende tutto, non avete mai notato questa cosa? Qualsiasi cosa, TAR del Lazio. Una cosa, non ho capito una cosa però, quindi se lo fa il TAR del Lazio, cioè funziona solo nel Lazio? Cioè com'è che la... No, è in tutto il TAR del Lazio è semplicemente competente. No, che perché qualcuno in una chat l'altro giorno diceva è maestro del TAR del Lazio, funziona solo il Lazio. No, no, una cazzata. Comunque... ci rendiamo conto che è carente, com'è che rileggimi Lorenz per piacere, dice che è carente di istruttoria il decreto. Sì, esatto. Quindi significa che è stato fatto a cazzo, senza una base, senza degli studi, senza quello che è necessario per poter giustificare quel determinato provvedimento. Cioè, quindi uno si mette lì, scrive due cagate, fa un decreto e via. Se non ci fosse gente come ICI che impugna, ci mettono soldi, tempo, avvocati, non avvocati, tutto quello che è, questa qua diventava legge, pur essendo carente di istruttoria. Cioè, queste cose qui sono importanti. Non ci sono degli strumenti diversi dei ricorsi, cioè l'unica cosa è fare un ricorso, questo però non è... Sì, oppure nominare un ministro e sottosegretari che sappiano quello che stanno facendo, insomma. È che ci vuole... Ma così, se non c'è un organo che controlla questa roba qua, scusa. Certo, dovrebbe esserci il Parlamento che controlla. Dovrebbe esserci il Parlamento che controlla, però finché utilizzi i decreti legge e quindi estrometti il Parlamento... Il Parlamento credo che sia dal 1947 che non approva una legge, anzi no, forse l'ultima legge... Non so neanche se il reddito di cittadinanza è passato, ha fatto tutte e due le Camere. Forse sì, forse l'ultima legge. Voi fateci caso, in Italia oggi non viene più approvata una legge secondo il metodo parlamentare, sono solo ed esclusivamente decreti legge, il Parlamento è utilizzato esclusivamente per la conversione dei decreti, per la, dei decreti legge. Esisterebbe il Parlamento e non viene utilizzato. Comunque l'aspetto importante è una super cazzola che avevano cercato di rifilare i finanzieri ad un sequestro. Cosa? Scusami, Canapa. Ok. Ah, ok, per Nadia, bene, bene. Ah, ok. No, ma questo è un aspetto importante. Scusami, Lorenz, se ripiego un attimino su questo argomento. Perché, cioè, io vedo sempre, leggo con scritto questo governo, ma bisogna puntare il dito, ma non per una questione politica, per una questione di crescita personale, di crescita del settore. Bisogna puntare il dito contro il vero responsabile, contro i veri responsabili, se no non cresciamo più. Se continuiamo a giustificarli, noi non cresciamo più come settore. Cioè, non so se mi anche il decreto del 2016, quello della cannabis light, è stato approvato da un governo di sinistra, giusto? C'era Renzi. La sintesi del 2016 è una sintesi politica
all'interno del Partito Democratico, o di quello che era una volta, come si chiama. Cioè, non c'entra l'opposizione, sono loro che hanno deciso di farlo così, perché Renzi ha trovato delle resistenze interne, ce ne parlavano anche nella live della prima stagione. Cioè, rendiamoci conto di chi abbiamo davanti, che solo in campagna elettorale sono capaci a parlare di cannabis e di legalizzazione, e poi spariscono o fanno degli atti come dei decreti o delle leggi parziali come quella del 2016. Lorenz, ci sei? Lorenz? Mi sentite? Sì, adesso sì. Sì, ci sono. Dimmi se non condividi qualcosa o se credi che sbagliamo. Cioè, qua è libero, eh? Non è che nessuno ha la verità in tasca, eh? Beh no, allora ho perso gli ultimi 20 secondi, però in realtà mi trovo, cioè nel senso... No, nel senso che io volevo dire che bisogna imparare a puntare il dito contro i veri responsabili. È inutile dire che è colpa di questo governo semplicemente perché ha tolto la sospensione di un decreto che porta la firma di qualcun altro, perché il punto è la firma. Togliere la sospensione di un decreto è un atto puramente politico, squisitamente politico, che chiunque avrebbe fatto. Che ha messo all'angolo, infatti, scusatemi, qualcuno di voi ha sentito come si dice, l'opposizione sollevarsi per l'entrata in vigore di questo decreto? Qualcuno di voi l'ha sentita? Lorenz, tu che magari sei più sul pezzo di me? No, diciamo che non abbiamo percepito... Nessuno? Sì. Ma è impossibile, ma come cazzo fai anche solo pensarlo? È tuo? L'hai fatto te? L'hai firmato te? L'hai fatto te? Cos'è? Autocritico un mio decreto? Allora sono completamente rincoglionito. Certo, Moca, che nessuno ha sollevato niente, perché era un loro decreto. Era un loro decreto. Quindi loro fanno questo, dicono, ah no, la cannabis, ah no, la cannabis, sì, noi siamo a favore della cannabis, votateci, votateci. Poi fanno un atto e ce la mettono nel culo tutti, rischiavano di far saltare un intero settore. Quindi per questo bisogna anche ringraziare ICI che l'ha prontamente impugnato, adesso poi non so se l'avete impugnato singolarmente con l'aiuto di chi, comunque chiunque vi abbia aiutato o collaborato, cioè sono da ringraziare, perché ormai siamo ridotti a questo. Uno arriva, firma un decreto e poi noi dobbiamo corrergli dietro. Cioè, per me questa cosa è assurda. Per me questa cosa è assurda. Fuori di testa. È finito? Beh. Sì, scusate, mi sono sfogato, mi fanno incazzare a me queste cose, figa. Mi chiudono la vena del cervello, cioè è incredibile. Incredibile. Comunque per noi c'è stato molto di supporto, il sostegno, vabbè, per la nostra associazione, in questo caso il decreto è stato portato insieme allo studio legale Prestige di Roma. Ad ogni modo, cioè, siamo riusciti a portare avanti questa cosa solo grazie a tutti gli associati che hanno contribuito a far sì che potessimo scegliere comunque una parte forte nella nostra difesa, ecco. E quindi ci terrei anche a valorizzare quanto il supporto delle persone che credono in questo mondo quanto sia fondamentale, sia nel supportare realtà come la vostra, come la nostra. Noi ci troviamo comunque in stretto contatto con le altre associazioni anche della canapa, in questo caso ce ne sono diverse che sono state attive, perché appunto adesso si parla del decreto CBD, in realtà c'è anche un altro decreto che mette a rischio questo mondo, che è il decreto sulle erbe officinali, e la battaglia invece, questa grande battaglia la stanno portando avanti le altre associazioni, quindi in realtà si sta creando un tavolo di confronto dove si possano anche articolare le varie azioni da portare avanti per il bene comune di questo settore anche, e quindi ribadisco che il supporto delle persone è fondamentale, e noi apprezziamo la nostra vita, come penso anche voi, ci piace dedicare questo tempo per l'informazione, comunque lavoriamo a parte per la nostra azienda in una maniera volontaria, e allora se le persone magari non hanno il tempo di poter, perché comunque è molto impegnativo, comunque anche il supporto economico in questo caso
è uno strumento che oggettivamente ci sta permettendo di fare questo e poter essere qui a discuterne insieme a voi oggi, ecco. Certo, anche perché un ricorso al TAR del Lazio non è che costa proprio 45 euro. Cioè, no. Costa soldi. Quei soldi qualcuno li deve tirare. Quanti associati siete in ICI? Siamo, adesso l'ultima volta che ho controllato, sui 73. Cioè, e rappresentiamo... Sì, poi vabbè, ci sono aziende, cioè nel senso associazioni più numerose, poi come ogni realtà... ogni realtà diciamo che attira comunque realtà con sempre realtà beh, con un pensiero simile o comunque con una certa affinità. Quello che però è fondamentale è che comunque poi ci si coordini per nel senso per da un lato combattere e riuscire a sopravvivere, ecco. E il parere dei vostri legali su questa udienza che si è tenuta il 24? E questa è la sentenza che è stata pubblicata, no sentenza, provvedimento che è stato pubblicato oggi? Diciamo che non ci sono stati commenti che uscissero da una condivisione legale, quindi è uno studio molto riservato da un certo punto di vista e c'è un'apertura normalmente al termine di una procedura, quindi... Quello che loro hanno osservato è che comunque nel martedì la controparte non aveva argomentazioni così sostanziose da portare che potessero, diciamo, sì, questo è stato il primo impatto. Quindi le nostre argomentazioni sono state molto forti, percepite forti e diciamo che il risultato è stato molto ottimale. Ad ogni modo bisognerà vedere poi il 16 gennaio cosa accadrà. Quindi in realtà conoscendo, cioè, ci sono sempre dinamiche un po' strane in tutti i campi, quindi non riteniamo che sia, cioè nel senso esultiamo per la piccola vittoria, però la guerra non è stata assolutamente vinta e quindi è una cosa che si percepisce comunque all'interno del gruppo o comunque del settore. Vabbè, chiaro, chiaro. Intanto è un risultato, una piccola battaglia, poi si vedrà il 16 gennaio. Intanto dà respiro alle aziende che piuttosto che dover chiudere il 22 settembre, intanto si possono fare il Natale, diciamola così, in battuta. Certamente, poi diciamo che magari questo è un aspetto sempre di visione mia personale, ad ogni modo... Questo decreto, come quello anche del 2020, come tutte le altre azioni portate avanti in maniera abbastanza ritmata negli ultimi anni, quindi con una cadenza trimestrale, possiamo dire, e comunque stanno danneggiando molto il settore. Cioè, comunque c'è una confusione a livello mediatico, c'è paura dal punto di vista dei clienti finali, dei negozi, quindi in realtà da un lato il danno è già stato fatto. E, detto ciò... possiamo solo prendere atto della situazione attuale e provare a pensare al domani, cioè i prossimi step da portare avanti, ecco. Chiaro. Beh, quindi allora adesso scusami, fammi vedere una cosa, vediamo subito che giorno è il 16 gennaio. Tac. 16 gennaio è un altro martedì. Beh, allora successivamente dovrai essere ancora nostro ospite, se lo vorrai, ci racconterai, ci dirai la sentenza allora a questo punto. Guarda, volentieri, appena avrò le informazioni sicuramente sarà mio piacere condividerle, ecco. Beh, anche perché tutto il settore aspetta questo con ansia questa decisione, per capire se possono metterci una pietra sotto. Come funziona? Cioè, da adesso al 16 di gennaio. Allora, da adesso al 16 gennaio... Sì. Scusa l'interruzione. Sì, da adesso al 16 gennaio si ritorna a com'era prima del decreto. No, ok. Beh, su questo è già da quando c'è stato l'approvazione, no? Sì, diciamo che quando è stato sospeso fino alla data del 24 non eravamo certi che la sospensione fosse prolungata.
Quindi uno dei rischi era che si dovesse fissare un'udienza nei mesi successivi senza che la sospensione fosse prolungata, confermata, e quindi rischiavamo di aspettare l'udienza subendo sequestri come appunto subito dopo l'entrata in vigore del decreto. Ok. No, ma quindi... la mia domanda... Ok, questo... Ok, grazie di averlo detto. Ma la mia domanda invece voleva dire un'altra cosa. Cioè, che cosa succede da adesso al 16 di gennaio? Che cosa succederà sia dalla parte, diciamo, vostra che da parte invece del Consiglio di Stato? Cioè, farà delle azioni? Ci saranno degli studi? Cioè, cosa come funziona? Oppure stanno lì così e arrivano al 16 gennaio e di nuovo non sappiamo niente. Non si sa e non si riesce a capirne. Beh, io quello che posso dire è quello che faremo noi, e poi magari Andrea potrebbe integrare con quello che normalmente accade in queste casistiche. Cioè, nel senso, noi andremo avanti e continueremo a lavorare tutto il giorno comunque per costruire questa realtà che stiamo portando avanti da diversi anni. E quello che probabilmente la controparte farà sarà comunque individuare argomentazioni per poter impedire che... Sono bloccato. Lorenz, intanto aspetta, leggo quello che ha scritto Mocha. Lorenz, ti sei bloccato, quando vuoi tornare. Il problema più grosso, dico la mia, non voglio alzare nessuna polemica, assolutamente, qua non ci sono polemiche, ma si discute e basta. Se un ragazzo ha progetto di coltivazione, negozio, serra, impianti, lab di estrazione, eccetera, e lo sappiamo solo noi, con quale entusiasmo ci mettiamo in questo settore con familiari o investitori che magari sono molto lontani nel dare fiducia ad avvicinarsi? Queste cose smontano tutto. No, aspetta, l'ho perso, scusami. Ah, ok, queste cose smontano tutto, fanno perdere di credibilità la persona stessa. Questo fa rabbia. Beh, effettivamente, anche questa è un'osservazione. Giusto, Nadia? Giusto. Sì, è vero, perché comunque l'incertezza non ti dà la possibilità di strutturare, di fare quelli che vengono chiamati business plan nel medio-lungo periodo, perché qua non sai se il 16 viene confermato o non confermato. Aspetta, è tornato Lorenz. Ecco. Se il 16 viene confermato o non confermato. Cazzo, ma stasera ho il computer che va a manetta, riesco a fare gli scambi agilmente. Non lo dire. Sì, infatti. Ecco, bravo. No, vai, continua. Sì, Andrea, sì, si è capito. Che... No, niente, dicevo, stavamo, mentre ti eri risaltato, stavamo commentando il messaggio in chat di Mocha, che per l'appunto, secondo me, è condivisibile. Cioè, sostanzialmente dice, cazzo, con che entusiasmo mi butto e coinvolgo investitori, familiari o chi, se poi il giorno dopo mi fanno chiudere tutto, mi trattano come uno spacciatore, dicono che facevo cose illegali, che uccidevo la gente... che rischiavo di assassinare, cazzo, ne so, i capi di Stato. Cioè, c'ha ragione. Uno come fa in una situazione del genere a fare un business plan di medio-lungo raggio, medio-lungo termine? O hai coraggio? Ma infatti noi l'abbiamo sempre detto, anche io personalmente l'ho detto, cioè, questo settore subirà un cambiamento in due metodi. Uno, facendo informazione, e due, aumentando gli imprenditori che hanno coraggio, che non so che non è facile, assolutamente, hanno coraggio di investire nel settore, perché uno è informazione e l'altro è economia, basta. Tutto il resto secondo me arriva dopo, perché l'informazione serve per sdoganare l'argomento, l'imprenditore serve per far vedere che con quella cosa, visto che ormai oggi si fa fatica ad arrivare a fine mese, con quella pianta, con quel determinato prodotto posso arrivare a fine mese, arrivo a fine mese tranquillo, ho delle prospettive di crescita di business più ampie rispetto che a fare qualsiasi un altro lavoro che potrebbe essere sostituito. Adesso c'è il grande tema della sostituzione dell'intelligenza artificiale con una miriade di lavori, e quindi ci si può impegnare. Però giustamente, come dice Mocha, ho capito, figa, ma se io non so quale sarà il mio domani, con che coraggio? Infatti io ritengo che gli imprenditori come Lorenz e i suoi colleghi, e adesso non fatemi citare tutti,
siano i veri eroi di questo, per utilizzare i termini americani, siano dei veri eroi di questo cambiamento che stiamo vivendo, perché ci vuole coraggio, questo è il coraggio. Cioè io e Nadia impegniamo il nostro tempo volentieri per fare informazione, Lorenz si impegna anche la casa, se avete capito, mette impegno. Vabbè, dai. Niente, era una perla così. No, comunque è vero, no, è vero, io ci credo fortemente a questo, anzi ne sono convinto. Ma sono convinto perché se adesso l'azienda di Lorenz, di cui mi sono già dimenticato il nome, dovesse iniziare a fatturare 10 milioni. Tra l'altro, scusami, mi puoi dire senza dirmi i numeri quale sarebbe stata la perdita della tua azienda se il decreto fosse entrato in vigore così com'era? Beh, in realtà quasi totale, cioè nel senso... Non, cioè inserire la molecola del cannabidiolo, per quanto poi oggettivamente si trattasse di... cioè una miscela ad assunzione interna, quindi oggettivamente non andava a toccare il mondo della canapa come adesso, dei fiori che sono prodotti florovivaistici o degli oli essenziali o oli cosmetici. Però inserire il cannabidiolo all'interno, questa composta all'interno della tabella di molecole ad alto rischio di dipendenza, cioè avrebbe avuto conseguenze probabilmente, sì, totali, ecco. Cioè adesso comunque ci sono pressioni da parte del monopolio, cioè nel senso ci sono varie cose che stanno accadendo a livello economico, politico-economico, ecco. E... se vuoi raccontarcele, parla, racconta pure, abbiamo ancora una ventina di minuti se vuoi. Sì, ma allora non c'è nulla di preciso, diciamo che ovviamente in un calderone, quale anche la politica, le proposte sono le più disparate, quindi le direzioni... Ma parliamoci, certo, chiaro, dai, qua tutti l'hanno snasata, su. Sì, ma percepiamo comunque che l'economia globale capitalistica porta a favorire comunque grosse corporazioni o fondazioni. Quindi diciamo che anche questo decreto attuale sul CBD, quale abbiamo appena trattato, in realtà si ha la percezione che sia comunque volto a favorire appunto realtà farmaceutiche, quali magari in un futuro realtà di monopolio. Lorenz, abbiamo la percezione, su, dillo onestà, qua si parla schietti, non è che abbiamo la percezione. Vabbè, poi uno la percepisce come un trend. Tutto carino, tutto moderato, tutto moderato. Ma infatti, Lorenz ha un tono di voce troppo conciliante, tant'è che secondo me ha ragione su tutto. È ipnotico, sì, sì. È vero. È pacato, no, è un aspetto positivo. Però visto che questo qua... Allora, innanzitutto siamo su Twitch, quindi diciamo quel cazzo che ci abbiamo voglia. Credo, spero. Fino ad oggi almeno è andata così. Perché non si bannano anche qua. Esatto. E quindi dai... Non diciamo che c'è il sospetto, cioè adesso mi sembra palese, no? Anzi, chi l'ha detto? Come si chiama? L'avvocato Simonetti, ti ricordi l'ultima, Nadia? Oddio, adesso che cosa ho detto? Ciao. Vabbè, andate a rivedervi, perché attenzione, dopo tutte queste live... Bravi, bravo Andrea! No, lo diciamo alla fine, lo diciamo alla fine. Aprimi! Quindi potete rivedere tutte le puntate delle live Twitch di Cannabis for Future sul canale YouTube di Dolce Vita. Grazie Dolce Vita! Esatto, e andate lì a rivedervi l'intervento che ha fatto molto interessante l'avvocato Simonetti sulla puntata che abbiamo fatto sempre sul decreto CBD il giorno che è entrato in vigore, e parlavamo per l'appunto di questo assist e di tutto quello che si sta muovendo, perché lui parlava sia del decreto CBD che del decreto come cazzo si chiamerà adesso, il decreto Salvini, quello sulla guida, l'effetto di sotto sostanze stupefacenti eccetera. Lui aveva ricostruito tutto un quadro, il monopolio, andate a rivedervela perché è veramente interessante. Quindi, visto che lo dice l'avvocato Simonetti, possiamo ripeterlo anche noi, del tipo non c'è il sospetto, c'è il sospetto. No, cos'è che hai detto te? Che parole hai usato? La percezione. La percezione, vabbè, c'è una percezione. La percezione,
Bravissimo. Moca scrive: no, il problema non c'è una banca che appoggia il settore. Col diretti manco si caga il settore. Non c'è un commercio. Aspetta, aspetta. È maleducato, guarda. Fica, un secondo. Ah, scusa, stavi dicendo qualcosa? Scusami, no, ero partito in tromba. Scusami, Lorenzo, scusa. No, no. No, volevo solo dire che comunque dico percezione, poi uno può percepirlo come una carezza, qualcun altro come un pugno in faccia, quindi ovviamente poi non vado super emozionale, però le abbiamo vissute di tutti i colori, vabbè. Vabbè, ma per te cos'era? Era, come che dice, era piuma o fero? È stata tosta. Allora, Moca, continua, no, ma il problema... che non c'è una banca che appoggia il settore, col diretti manco si caga il settore, non c'è un commercialista che conosce, che non sia a sfavore, qui mi spiace, ma è un settore per pochi, basta. Lorenz, cosa pensi? Bisogna magari associarsi a un'associazione, ce ne sono tante, trova quella magari che confà più alla tua visione di questo altro messaggio promozionale. Ma che cazzo stai facendo? Associatevi, ci sono tantissime associazioni in Italia di questo settore, mediche, terapeutiche per i pazienti piuttosto che per l'industriale, per gli imprenditori, per un aspetto magari più invece legislativo, ce ne sono tantissimi, c'è anche Cannabis for Future, quindi donate che le associazioni hanno bisogno di voi. Esatto, e noi magari riusciamo a fare delle live un attimino un po' più a sistema. Quindi, beh, non è un settore per pochi. Sì, allora, da una parte è vero, è anche un settore per pochi, perché comunque servono delle importanti risorse e del coraggio per poter investire in questo settore. Però, secondo me, una volta che hai coraggio, inizi con il tuo piccolo orticello e poi cresci, secondo me c'è spazio per tutti. Poi è vero che, poi Lorenz, correggimi se sbaglio, poi è vero che ci sono sempre i furbetti che cercano di stringere il recinto, però se siamo tutti bravi a non farci fregare, quantomeno in questo settore riusciamo a mettere prima l'interesse collettivo rispetto a quelli personalistici, magari potremmo anche essere fautori di un cambiamento culturale in Italia, no? Condivido. Magari. E poi per agganciarmi a quello che diceva anche Moca, cioè nel senso è vero che per esempio Coldiretti o le associazioni di categoria, poi dipende sempre anche dall'individuo, anche lì la persona fa la differenza, non è tanto il partito. E ad ogni modo sono delle istituzioni talmente grandi, vecchie, rigide, che non... in realtà noi per esempio siamo stati supportati, però non nella maniera che uno si immagina. Nel senso, non hanno competenze in un mercato così nuovo e dinamico, cioè ormai è da anni che il mercato anche agricolo ha un certo tipo di struttura abbastanza metodica, rigida e ripetitiva, quindi sì, ci sono nuove culture, però il mondo canapa è uno stravolgimento rispetto a, almeno a mia percezione, rispetto a altre cose, quindi cioè, bisogna cercare le persone giuste e, come in ogni cosa poi, cioè nel senso, però non è facile, ecco. Non è per tutti, però può essere per chi si impegna e cerca di trovare le persone giuste, le informazioni giuste, ecco. Sì, poi dobbiamo anche dire che l'Italia è quel paese che mette Giuliano Amato come il presidente della Commissione per l'Intelligenza Artificiale, cioè noi stiamo parlando di una cosa che neanche i ragazzi sanno, e Giuliano Amato ha, credo, 97 anni, ed è il presidente di questa commissione, parla, vabbè, ora Fodeco. Ad accendere i device, poverino. Fodeco, guarda, fuori di testa. Quindi è vero anche quello che dice Moca, che comunque ci sono anche delle figure un po' vetuste che ricoprono, e Moca, Lorenz, che ricoprono determinati settori anche nella call diretta, purtroppo. Va bene, guarda, non so, Moca, voi... Moca, scusami ancora. Lorenz, vuoi ancora aggiungere qualcosa? Beh, no, voi... guarda, sono molto contento di aver partecipato e mi ha fatto piacere conoscervi e poter condividere un po' la nostra esperienza, ecco.
Beh, come ha detto Nadia all'inizio, la nostra porta è sempre aperta, anzi, benvenga, se hai qualcosa da dirci, vuoi dire qualcosa, qualsiasi cosa, ci scrivi e organizziamo la live, anche se vuoi intervenire in qualche live, basta che ci scrivi, ti giriamo il link, e questo qua è un salotto, anzi, tra l'altro, stiamo pensando al nome, come chiamarlo, perché live Twitch ci ha un po' rotto il cazzo, quindi dateci qualche consiglio, perché il salottino della canapa, così, mi sembra un po' scontato, un po' banale, non so, dateci un nome con cui chiamare questo appuntamento, ok? Quindi quando vuoi entrare, entri, di la tua su qualsiasi argomento, poi puoi uscire, puoi fare qualsiasi cosa, qua è completamente libero, se la tecnologia va bene, non esagerare, dire così, che poi sai che le persone sono strane. Vabbè, faremo una tanto io ho il potere, vedi, io ho il mouse, io ho il potere, quando li vedo qua nel back decido chi far entrare o non chi, o chi espellere. No, comunque, a parte gli scherzi, benvenga se vuoi intervenire anche su altri temi e dire la tua e voglia di dedicare anche solo 10 minuti nelle nostre live per fare un intervento. Benvenga, è un modo anche per conoscerci e creare piano piano questa rete di cui il nostro paese ha bisogno per uscire da questo stigma del proibizionismo e finalmente liberare l'erba. Che cazzo non lo dico più il messaggio promozionale, eh? No. Beh, Nadia, tu sei partita a cannone. Comunque, sì. Salutiamo, cannone. Io direi allora salutiamo il nostro ospite che è stato gentilissimo di averci dedicato questo suo giovedì sera per parlare. Grazie per il ricorso che avete presentato. Ma dai, ma uffa, ma vuoi dire tutto tu? Anch'io volevo fare ringraziamenti. Grazie Lorenz, veramente, grazie mille. Ma perché mi allarga? Cioè, non capisco. Beh, chi parla di solito va in mezzo, no? Almeno grazie così. Grazie mille funziona. Per il tuo intervento, grazie mille per tutte le delucidazioni che ci hai dato, grazie a ICI per il sostegno di tutti i soci che hanno portato a questo meraviglioso risultato che ci dà ancora qualche mese almeno di tranquillità. Speriamo poi a gennaio di avere delle notizie ancora migliori, tipo una buona regolamentazione per tutto il settore. Ti ringrazio tantissimo, davvero. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie Lorenz, ci risentiamo a gennaio. A gennaio. Ciao. ciao. Beh, bella puntata, bravo, mi è piaciuta. Beh, direi che tu sei stata una bomba. Quello dicono tutti. Tutti chi? Tutti. Guarda, non bastano le dita. Comunque, appunto, ripetiamo, questa diretta si potrà vedere sul canale YouTube di Dolce Vita e faccio un appello. Noi vorremmo fare una puntata sulla cannabis e sesso. Ma non riusciamo a trovare nessuno che ne voglia parlare. No, ci potete dare una mano? Non riusciamo a trovare un sessuologo che si occupi di cannabis o che sia interessato all'argomento, che abbia un po' approfondito, studiato, insomma, che ci possa dire qualcosa di più, ecco. Sì, ma anche qualcuno che abbia avuto qualche esperienza personale, diretta, cioè alla fine i metodi empirici sono i migliori, c'è sempre bisogno della scienza. Non il dottore, adesso anche pornostar, qualsiasi cosa. Vabbè, perché no? Chiunque, così anche come parlare di cannabis e sport. Perché in realtà abbiamo contattato degli sportivi, ma tra un non lo so, devo chiedere allo sponsor, ti faccio sapere, di qua, di là, di su, di giù, sono spariti tutti. Quindi se riuscite a trovare qualcuno che ci possa dare una mano su questi due argomenti, ben venga. Noi ci... Nadia, qualcosa da dire? Assolutamente, ci vediamo giovedì prossimo. Abbiamo già un programma fittissimo per le prossime ma cosa ieri giunge questa percezione? Boh, non lo so, ma okay, non riusciamo a capire a cosa ti stai riferendo. Vabbè. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Canapa, grazie a te. Ci vediamo giovedì prossimo. Nadia, ti mandano i cuoricini. Cazzo, ma come funziona bene questa sera il mio computer? Pam, 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 messaggi. Boh, cazzo, si vede che si sarà svegliato bene. Che ne so.
Niente, vi ringrazio di aver seguito questa live, spammate le live, più siamo, più riusciamo a crescere, più riusciamo a più brevemente batteremo lo stigma. Non so che cazzo ho detto, in quale lingua, ad ogni modo, è stato un piacere anche questa sera. Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie.